fino a 1820 litri di carico utile abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. È un abitacolo spaziosissimo. La nuova Mercedes classe E-Wagon sembra giocare pesante sul tavolo dell'abitabilità e invece punta molto di più sullo stile, rinunciando, pensate un po', a 130 litri di capienza a vantaggio di una coda dal disegno sfuggente e sportivo che a noi è piaciuta molto. Più sportiva nella linea, ma anche nella dinamica di guida, la nuova classe E-Wagon è veramente un piacere da guidare, con uno sterzo che finalmente è diretto il giusto e mi dà una sensazione di controllo e di agilità sconosciuta alle classi E precedenti. È molto diversa da quella che mi aspettavo avendo provato le generazioni di classe E precedenti. Non dà più quella sensazione di condurre un incrociatore da strada fatto più per i lunghi curvoni autostradali che per il misto. Qui la macchina si guida bene, si guida davvero e ci si diverte anche tanto. Il cambio a doppia frizione 9G-Tronic ora di serie sostituisce il precedente 7G-Tronic. È più efficiente, ha minori attriti e consente un rapporto di trasmissione più lungo. Il risparmio in termini di carburante è del 6,5% e 12 kg sulla bilancia. Fa sempre un po' di testa sua, non rinuncia a cambiare da solo marcia se insisto troppo sull'acceleratore, anche dopo aver attivato la modalità di guida Sport Plus. Altro punto di forza della classe E che sto guidando è il nuovo motore da 2 litri, diesel, che sostituisce il 2,2 litri precedente. 24 cavalli in più per un totale di 194 e 4,6 km litro in più di percorrenza, quindi consumi più bassi. In autostrada 130 con il cruise control attivato ho visto 6,7 litri per 100 km. La strada, va detto, non era perfettamente piana, quindi quest'auto può fare di meglio. Per chi siede dietro alla nuova classe E-Wagon è un vero salotto. C'è tantissimo spazio all'altezza delle spalle, ma tantissimo anche per le gambe, guardate. Il portellone e lo schienale dei sedili posteriori sono a comando elettrico. Pulsanti permettono di aprire e chiudere il primo e di abbattere i secondi. Così. La nuova classe E-Wagon è una delle poche auto al mondo a poter caricare nel vano bagagli un Euro Pallet, ossia un bancale in legno di 1,20 m x 80 cm. Un dettaglio rustico che mi dimentico immediatamente nel momento in cui salgo a bordo e noto la qualità degli interni. Si notano immediatamente le luci ambient che sono di serie per tutte le versioni e delle finiture che sinceramente sanno di ammiraglia. La strumentazione è qui sostituita da due maxi display da 12 pollici e spiccioli che posso comandare con due innovativi comandi sensibili al tocco sul volante. Attenzione, non sono i classici pulsantini ma proprio dei touchpad a sfioramento con cui per esempio io sto adesso regolando la scala della mappa. Quello di destra comanda il display di destra, quello di sinistra comanda invece il display al centro del quadro strumenti, o meglio che sostituisce il quadro strumenti. I tecnici Mercedes hanno lavorato sodo per rendere l'abitacolo il più silenzioso possibile, un compito non facile nelle station wagon perché il volume maggiore dell'abitacolo fa sì che i suoni si amplifichino come in una cassa di risonanza. Che cosa hanno fatto? Tutta una serie di accorgimenti aerodinamici, tipo ridisegnare gli specchietti, modificare le maniglie delle portiere, rivedere le guarnizioni e aggiungendo materiale fonoassorbente un po' dappertutto. Risultato? Buono. Non ottimo, perché secondo me, almeno in città a bassa velocità, ancora il motore si sente un pochino più di quanto mi aspetto da un'auto davvero premium. La nuova classe E-Wagon è tra le auto più smart sul mercato. Adotta anche un sistema di guida semiautomatica che segue da sola le righe sull'asfalto oppure i veicoli che precedono, a patto che io tenga almeno un dito sopra ai touchpad. Guardate un po'. Un altro sistema elettronico di aiuto alla guida molto interessante è l'Active Brake Assist, il sistema di frenata automatica. Ha anche il cambio automatico di corsia. In pratica ci sono dei sensori che controllano se da dietro stanno provenendo altre vetture e il computer, nel momento in cui decidesse più sicuro cambiare corsia invece di piantare un'inchiodata davanti magari a un muro di macchine, ecco, sarebbe in grado di farlo praticamente da solo. Le motorizzazioni previste per la nuova classe E-Wagon sono benzina o diesel da 150 a 401 cavalli. Quanto costa tutto ciò?
La versione sport d'attacco costa 53.400 euro.